Buongiorno e ben ritrovati nel mio canale. Oggi ho diverse cose da fare, sicché mi fate un po' di compagnia. È sempre prestissimo, ma incomincio subito un po' il video, così anche mi avvantaggio, perché registrare nel mentre che si fanno le cose ti fa perdere il triplo del tempo. Ora, prima cosa da fare è andare a fare le pieghe al pane. Ieri sera ho impastato il pane comodo della Benedetta Rossi, ormai faccio solo quello, e così gli faccio fare la seconda lievitazione nel mentre che va la lavatrice, così dopo posso accendere il forno e stare tranquilla, perché io sono quella che in famiglia fa saltare sempre la luce e faccio delle corse assurde, perché mi rendo conto di aver acceso troppe cose tutte insieme, me ne rendo conto all'improvviso e corro per spengere il prima possibile qualcosa e non sopporto andare giù a dover riaccendere tutto, sicché cerco di organizzarmi e niente, poi voglio sistemare il terrazzo. Ieri ho preso delle piantine, sicché voglio andare a metterle. Così si mette qualche fiorellino sul terrazzo, un po' di colore. Incominciamo, speriamo che non faccia come altri anni, che poi a marzo viene un freddo atroce e rovina tutto. Speriamo di no, e incominciamo e poi vediamo cosa facciamo insieme. Spero che si senta. Eccole qui le piante che ho preso tre piante di genziana, una l'ho messa dall'altra parte e poi
ho preso le primule, le ho messe qui perché è la zona più in ombra, perché le primule devono stare così a mezz'ombra, devono ricevere il sole o la mattina presto o sulla sera, e così anche il terrazzo comincia un po' a prendere un po' di colore. Sto per preparare il pranzo, oggi sono cambiati i piani, non mi atterrò per niente al mio menù della settimana e va bene, non importa, così ho pensato, visto che a pranzo mangeremo prima soli io e Stefano e poi mangerà più tardi Matteo, ho pensato per me e Stefano di arraffare quello che c'è in frigorifero che magari potrebbe andare anche a male e farò, visto che spesso me le richiedete. Il rumore che sentite è la Maggie che vuole uscire e prepariamo insieme le frittelle di zucchine e ricotta e poi andrò a fare anche delle frittelle con il cavolfiore, l'ho già fatto sbollentare prima. Io non le vado a friggere proprio immerse nell'olio, le chiamo frittelle perché si chiamano così, ma io le vado a cuocere in padella con un filo di olio. Vengono buone comunque, lo stesso, forse è meglio. E niente, le frittelle di zucchine. Io ho grattato con la grattugia quella fuori larghi una zucchina. Andrò a mettere una ricottina piccola, un uovo che vado a sbattere a parte e lo aggiungo un pochino alla volta e vedo. Può darsi che un uovo sia anche tanto, metterlo tutto, sicché ne metterò meno. Un cucchiaio o due di farina, un pochino di sale, un pochino di pepe e loro sono pronte per poi andarla a cuocere in padella. Mi darò un po' una mano infarinandomi un pochino le mani e per le frittelle, quelle di cavolfiore, ho sbollentato il cavolfiore, ora lo vado a mi verrebbe da dire spiaccicare, comunque lo lavoro un po' con la forchetta, comunque non è che lo vado a ridurre a purea, lo faccio in maniera molto grossolana, anche lì un pochino di uovo sbattuto, un pochino di farina, un pochino di sale, metterò un pochino di prezzemolo anche e se non volete usare la farina, potete usare il pan grattato e poi anche loro le vado a mettere in padella e le cuocio con un filo di olio. Poi ho preparato il pane che nel frattempo è già pronto, sicché per oggi penso che siamo a posto così perché dobbiamo sbrigarci e niente, incominciamo a preparare. Le frittelline stanno cuocendo, io non so se riesco a farvi vedere di quanto sono morbide. Ecco, non so se si vede, però dovete lasciare l'impasto bello morbido, così saranno ancora più buone.
Vi voglio far vedere un attimo i filati che ho acquistato io dal sito di Lisa di Filati Romance. È un po' che li ho acquistati, però poi tra un video e un altro non trovavo mai il tempo di farveli vedere. E siccome me l'avete già chiesti anche se avevo dei filati nuovi da far vedere, se avevo fatto dei nuovi acquisti, con piacere ve li faccio vedere e partirei dal fiocco, che è lui. È un 100% cotone, sono gomitoli da 50 grammi e hanno una metratura di 125 metri. Ci sono tanti colori, io per ora ho scelto il giallo e il rosa. Ne ho presi due gomitoli e due gomitoli perché voglio provare a fare una cosa con loro. Si lavorano con 2,5, 3,5, dipende dalla lavorazione che volete fare. Io con loro ci vedo bene anche delle canotte un po' più estive. Si possono lavorare con uncinetti magari anche un pochino più grandi, così vengono ancora più morbide, o per altri lavori no, direi magari di utilizzare il 2,5, così se avete bisogno di compattare il lavoro è meglio. Io poi vedrete cosa vado a fare con loro. Poi ho preso il Good Morning Color, eccolo qui. Io ho scelto queste sfumature, però ce ne sono anche altre. È un 30% lana, un 70% acrilico e sono gomitoli da 100 grammi. Eccolo qui, così vi faccio vedere bene anche tutte le sfumature di questo gomitolo, sono bellissime e in 100 grammi di filato sviluppa una metratura di 480 metri, è tantissimo. Io ne ho presi due perché con loro vorrei provare a fare uno scialle. A dirvi la verità, lo voglio provare a fare lavorando, ecco, una forma che ancora non ho mai lavorato e non so se lo lavorerò all'uncinetto o se lo lavorerò ai ferri. Ora vedo un po' perché sono indecisa, a seconda del modello che trovo, decido come lavorarli. E si lavorano con dal 2,5 al 5, anche qui dipende da cosa dovete andare a fare con loro. Poi, ultimi filati che ho preso per ora, perché la scelta sul sito di Lisa è davvero tanta, è il Miami Lux di Mistrico Filati. Eccolo qui, anche questo l'ho scelto sulla tonalità del rosa. Non mi chiedete perché, ma sono stata catturata da queste sfumature. Questa addirittura ha un po' lo sbrilluccichio dell'urex e credo che si veda. Sì, si vede qui. Con loro, perché ne ho presi due, vorrei provare a fare una giacchina che è tipo Chanel, insomma, una cosina un po' più fresca e leggera da mettersi quando le temperature saranno più miti. Questo è un 97% cotone, 3% di poliestere e sono gomitoli da 150 grammi e sviluppano una metratura di 560 metri. È tantissimo, rendono davvero tanto. Con due gomitoli di questi, davvero, addirittura potrei pensare se fare una giacchina Chanel. Ora vedo un po', ma anche un cardigan un po' più lungo con questi viene, o un maglioncino anche bello morbido, ecco, che non è aderente al corpo. Con due gomitoli e soli di questa viene. Ora vedo un po' se rimango della mia idea o cambio, guardiamo. Poi ho preso due anelli di legno che poi andranno utilizzati con loro, ma lo vedrete poi in seguito come li utilizzerò, perché sul sito di Lisa trovate anche queste cose, anche la sezione della merceria, insomma, ha davvero un po' di tutto. Come li ho visti, ho detto ok, li prendo subito, anche perché in passato ho provato a prendere anelli simili a questi, per esempio all'Hobby o un tempo si chiamava Castorama, quando li comprai io ora ha cambiato nome. Comunque questi negozi del fai da te, però
non sono così di questo colore chiaro e soprattutto non sono così lisci. Alle volte ho trovato degli anelli che erano un po' ruvidi e che comunque sembrava quasi quasi che se non stavi attento lasciavano delle schegge. A seconda di cosa si vanno a utilizzare, è importantissimo invece che siano belli, belli lisci. A volte io ho visto su Pinterest anche dei giochini fatti per i bambini piccolini con gli amigurumi, poi montati su questi anelli, i primi giochi da tenere in mano, ecco, che un bambino tiene in mano e se sono ruvidi non vanno per niente bene. Poi da ultimo ho preso anche questa rivista della Mondial. Sono stata catturata dall'immagine di copertina. Io è tantissimo che vedo questi cappotti, ci sono fatti anche proprio tutti fatti con le mattonelle, abbinamenti di colori stupendi. Se avete Instagram, insomma, se guardate, ce ne sono davvero tanti, però è difficile imbattersi su uno schema, sicché mi sono decisa a comprarla soprattutto per vedere lo schema di questi cappotti e poi invece ci sono anche dentro altri modelli sia all'uncinetto che a maglia e a maglia ci sono anche modelli semplicissimi, che insomma per chi vuole anche incominciare penso che siano riviste valide. A me mi piace questo trendset, questo rosa. Ha catturato subito la mia curiosità appena che l'ho visto. E insomma, guardate anche questa mantella. E sì che penso che prenderò spunto per fare diverse cose. Guardate anche questo cappotto. Bellissimo. Questa è per chi fosse interessata la rivista numero 37. E poi in fondo ci sono tutti gli schemi. Ora io gli schemi non li posso far vedere, comunque avete tutte le spiegazioni. E questa è il mio acquisto da Lisa. Comunque andate a spulciare nel suo sito perché ci sono anche sempre tanti filati in offerta, tanto vi metto il link del suo sito qui sotto così potete andare a dare un'occhiata. Ora però vi lascio ad un tutorial perché nello scorso tutorial, quando vi ho fatto vedere i filati che mi aveva mandato Lisa, ho lavorato il tricot 8 della Miss Tricot Filati. Questa volta ho lavorato il tricot 5. Io l'ho pensato come sottopiatto, però poi la mia mente lavora, lavora, lavora e si possono dare a questo accessorio tanti utilizzi diversi. Ora però non perdiamo tempo, vi faccio vedere cosa ho realizzato, così poi passiamo subito al tutorial. Eccolo qui. È una lavorazione semplicissima. Sono passata da una base tutta di maglie alte, poi ho fatto una lavorazione un pochino diversa. Eccola qui. E ora andiamo a realizzarlo insieme. Eccolo qui il tricot 5 e questo filato si lavora con il 2-2 e mezzo. Io per realizzare il sottopiatto l'ho lavorato con l'uncinetto del 2. E cominciamo subito con il tutorial. Come prima cosa andiamo a fare, come sempre, il nostro anello magico. Facciamo 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta e poi all'interno del nostro anello magico dobbiamo fare altre 11 maglie alte. Ho le mie 12 maglie alte, ora andiamo a chiudere il nostro anello magico, andiamo a stringere. Ora
Dobbiamo incominciare la lavorazione in tondo. Chi ha visto il tutorial del centrino, quello verde? Semmai vi lascio il video, il link qui sopra. Io, per far sì che non si veda l'unione tra l'inizio e la fine del giro, vado a fare in questo modo. Allora, entro nella terza delle prime 3 catenelle, chiudo con una maglia bassissima, faccio 3 catenelle che non contano come prima maglia alta. Sono pronta per incominciare il secondo giro e farò tutti aumenti. In ogni maglia alta di base farò un aumento, sicché rientro nel solito punto dove ho fatto ora le 3 catenelle e vado a lavorare 2 maglie alte. Una e due. Vi ho già detto che queste 3 catenelle non contano niente. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare altre 2 maglie alte nel solito punto. Sicché ricarico il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva, estraggo il filo, tolgo le prime 2 asole e poi tolgo le altre 2 e ora rifaccio un'altra maglia alta nel solito punto. Ora vado in quella accanto e faccio uguale. 2 maglie alte nel solito punto, nella maglia alta successiva uguale, 2 maglie alte nel solito punto e vado avanti così facendo 2 maglie alte in ogni maglia alta del giro precedente e ci ritroviamo quando dobbiamo chiudere il giro. Sono arrivata in fondo al giro, ora saltiamo le 3 catenelle fatte a inizio giro ed entriamo direttamente nella prima maglia alta e chiudiamo con una maglia bassissima. Questo aiuterà a non far vedere, ecco, la fine e l'inizio, cioè l'inizio e la fine del giro. Ora, nuovo giro, facciamo le nostre solite 3 catenelle che non contano niente come quelle del giro precedente e adesso faremo una maglia alta e un aumento, sicché in questa prima maglia alta andiamo a rimetterci nel punto e facciamo una maglia alta. Nella maglia alta, nel punto successivo, questo andremo a fare il nostro aumento, sicché faremo 2 maglie alte nel solito punto. Una, rientro nel solito punto e faccio la seconda maglia alta. Nel punto successivo questo farò una maglia alta. In quello dopo invece farò il mio aumento, sicché 2 maglie alte. Ora devo fare una maglia alta nel punto successivo e nel punto dopo farò 2 maglie alte. Così farò il mio aumento. Per tutto il giro si procederà in questo modo, facendo una maglia alta e un aumento, cioè 2 maglie alte nel solito punto, fino a che non arrivo in fondo al giro. Sono arrivata in fondo al giro, ora vado a saltare come ho fatto prima le prime 3 catenelle e vado a entrare con l'uncinetto nella prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. Ora siamo pronti per un nuovo giro. Faccio come sempre le mie 3 catenelle e ora farò 2 punti alti e un aumento, sicché rientro nel punto e faccio una maglia alta. Vado nel punto successivo e faccio una maglia alta. Nel punto successivo farò il mio aumento, sicché 2 maglie alte nel solito punto.
e ho fatto la mia sequenza di questo giro, due maglie alte e un aumento. Ora vado nel punto successivo e faccio una maglia alta. In quello dopo faccio una maglia alta e nel punto successivo farò il mio aumento, sicché due maglie alte nel solito punto. Ho fatto la prima e ora vado a fare la seconda maglia alta nel solito punto. Ora proseguo nel punto successivo con una maglia alta, in quello dopo una maglia alta e nel punto successivo farò il mio aumento. Due maglie alte nel solito punto. La prima l'ho fatta, rientro nel solito punto e ne faccio un'altra. E farò questa sequenza per tutto il giro di due maglie alte e un aumento. Sono arrivata in fondo anche a questo giro. Come ho fatto fino adesso, salto le 3 catenelle iniziali, metto l'uncinetto nella prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. Ora, le solite 3 catenelle vi verrò a noia e ora dobbiamo fare la sequenza di 3 punti alti e un aumento, sicché rientro nel solito punto e faccio una maglia alta, vado nel punto successivo e faccio una maglia alta. Anche in quello dopo faccio una maglia alta e dopo le 3 maglie alte vado a fare il mio aumento, sicché nel punto successivo farò 2 maglie alte nel solito punto. E ora ricomincio. Una maglia alta. Nel punto successivo un'altra maglia alta. In quello dopo un'altra maglia alta. Nel punto successivo faccio il mio aumento, due maglie alte nel solito punto. E ora di nuovo si ricomincia una maglia alta, faccio un'altra maglia alta nel punto successivo e in quello dopo un'altra maglia alta e ora nel punto successivo faccio il mio aumento. E farò così per tutto il giro, 3 maglie alte e un aumento. Sono arrivata in fondo anche a questo giro di 3 maglie alte e un aumento e come sempre salto le prime 3 catenelle e vado direttamente nella maglia alta e nella prima maglia alta di inizio giro, entro nella maglia alta con l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. E d'ora in poi il lavoro si svolgerà in questo modo. E nel prossimo giro farò 4 maglie alte e un aumento, in quello dopo 5 maglie alte e un aumento, in quello dopo ancora 6 maglie alte e un aumento e continuerò così fino ad arrivare a 14 maglie alte e un aumento. Ci rivediamo quando anch'io sarò arrivata a quel punto. Io sono andata avanti con il lavoro e sono arrivata a fare 14 maglie alte e un aumento. Qui si vedono tutti i vari spicchi con tutti gli aumenti. Ora, chiudo il lavoro saltando come sempre le 3 catenelle iniziali e vado a mettermi nella prima, vado a entrare nella prima maglia alta e chiudo con un punto bassissimo. Ora continuiamo la lavorazione che da ora in poi cambia e andiamo a fare 3 catenelle che questa volta conteranno come prima maglia alta e nel solito punto vado a fare 2 maglie alte però che poi sono chiuse insieme, sicché carico il filo sull'uncinetto, rientro nel solito punto, estraggo il filo. Riprendo il filo, levo le prime due asole e basta. Ricarico il filo, rientro nel solito punto, prendo il filo, estraggo, ricarico il filo e tolgo
prime due asole. Ora ricarico il filo e entro in tutte e tre le asole. Ora faccio 2 catenelle, salto il punto successivo che è questo, qui è dove ho lavorato ora e questo è il punto successivo. Vado nel punto dopo e vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme, sicché carico il filo, entro nel punto, faccio una prima maglia alta che ho estratto solo le due asole, ricarico il filo, rientro, riestraggo il filo e tolgo le prime due asole. Ricarico il filo, rientro, estraggo il filo e tolgo le prime due asole. Ora vado a chiudere tutte le asole, sicché riprendo il filo ed entro in tutte le asole. 2 catenelle, salto il punto successivo e vado in quello dopo e faccio 3 maglie alte chiuse insieme, sicché estraggo le prime due asole, ricarico il filo, riestraggo, carico il filo e levo le prime due asole, ricarico il filo, estraggo, ricarico il filo e levo le prime due asole e ora vado a togliere tutte le asole. 2 catenelle, passo il punto successivo e vado in quello dopo e faccio 3 maglie alte chiuse insieme come ho fatto fino ad ora. Eccoci qui, 2 catenelle, salto il punto successivo e in quello dopo vado a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme, sicché carico il filo, estraggo, carico il filo e levo le prime due asole, ricarico il filo, estraggo, ricarico il filo e levo due asole, ricarico il filo, estraggo e levo le altre due asole. Ora levo tutte e quattro le asole insieme. E questa è la sequenza di questo giro. Dopo aver fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, si fanno 2 catenelle, si salta il punto di base e in quello dopo si vanno a lavorare nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme. E si farà così per tutto il giro. 3 maglie alte chiuse insieme, faccio le 2 catenelle, salto il punto successivo e in quello dopo vado a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, salto il punto successivo e in quello dopo 3 maglie alte chiuse insieme fino ad arrivare in fondo al giro. Sono arrivata in fondo al giro, ora ho fatto le 2 catenelle e mi vado a chiudere qui sulle 3 maglie alte chiuse insieme e ora farò un giro di sole maglie alte, sicché faccio 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta in corrispondenza delle 3 maglie alte chiuse insieme e ora nello spazio delle 2 catenelle farò 2 maglie alte, sicché una e 2 sopra le 3 maglie alte, nello spazio delle 3 maglie alte chiuse insieme farò una maglia alta. Tra le 2 catenelle farò 2 maglie alte, sopra le 3 maglie alte chiuse insieme farò una maglia alta e sopra le catenelle farò 2 maglie alte. E proseguirò così per tutto il giro. Sopra le maglie alte chiuse insieme farò una maglia alta e nello spazio delle 2 catenelle farò 2 maglie alte. Sono arrivata in fondo al giro, ho fatto le mie 2 maglie alte nello spazio delle 2 catenelle. Ora vado a chiudermi con una maglia bassa nella terza catenella delle prime 3 catenelle fatte. E chiudo. Ora faccio un altro giro come ho fatto prima delle maglie alte chiuse insieme e poi le 2 catenelle, sicché vado a fare
tre catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e nel solito punto vado a fare 2 maglie alte che poi chiudo insieme. Eccole qui, 2 catenelle, salto il punto successivo e in quello dopo vado a lavorare le mie 3 maglie alte chiuse insieme, sicché prime 2 asole estratte, riprendo il filo, estraggo altre 2 asole, riprendo il filo ed estraggo altre 2 asole, riprendo il filo, estraggo tutto. 2 catenelle, salto il punto successivo e in quello dopo vado a fare un'altra volta le mie 3 maglie alte chiuse insieme. E farò così per tutto il giro la sequenza delle 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, salto un punto di base e in quello dopo faccio 3 maglie alte chiuse insieme. Sono arrivata in fondo al giro, dopo le 3 maglie alte chiuse insieme ho fatto le mie 2 catenelle e ora come sempre chiudo il giro sopra le 3 maglie alte e ora facciamo una lavorazione un po' diversa. Andiamo a fare 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto le 3 maglie alte chiuse insieme successive e in quella dopo vado a fare un punto bassissimo. 7 catenelle, 4, 5, 7, salto le 3 maglie alte chiuse insieme successive e in quelle dopo vado a fare un punto bassissimo. 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, come ho fatto finora. Salto le 3 maglie alte chiuse insieme e vado alle 3 maglie alte successive e chiudo con un punto bassissimo e sarà quello che faremo per tutto il giro. 7 catenelle, salto le 3 maglie alte chiuse insieme successive e mi vado a chiudere con un punto bassissimo in quelle dopo. Ci ritroviamo in fondo al giro così vi faccio vedere come chiudere il giro. Sono arrivata in fondo al giro, ora devo andare a chiudermi qui dove ho cominciato questo giro. Invece di fare le 7 catenelle, faccio 3 catenelle, carico il filo per fare una maglia alta e vado a inserire l'uncinetto qui alla base e faccio la mia maglia alta. Così mi ritroverò nel mezzo alle catenelle e ora faccio 5 catenelle e vado nel mezzo proprio qui delle 7 catenelle e faccio un punto bassissimo. Catenelle e vado nel mezzo allo spazio delle 7 catenelle successivo e mi unisco con una maglia bassissima, 5 catenelle e vado nello spazio delle 7 catenelle successive e mi unisco con un punto bassissimo e continuo così per tutto il giro a fare 5 catenelle e poi vado a unirmi nel mezzo alle 7 nello spazio delle 7 catenelle successive. Sicché anche ora 5 catenelle e vado nell'archetto successivo e chiudo con un punto basso e farò così per tutto il giro. Ho finito anche questo giro, ora mi devo andare a unire qui e farò 2 catenelle, prendo il filo per fare la maglia alta, vado qui dove mi devo unire e faccio la mia maglia alta. Il prossimo giro sarà uguale
Andremo a fare le 5 catenelle e ci uniremo all'archetto delle 5 catenelle successive. Con una maglia bassissima e continuiamo così per tutto il giro. Io sono andata avanti con il lavoro e dopo il primo giro di 7 catenelle ne ho fatti altri 3 con 5 catenelle. Ora chiudiamo questo giro e andiamo a fare, a differenza delle altre volte che facevamo le 2 catenelle e la maglia alta, andiamo a fare le 5 catenelle e andiamo a chiuderci qui a inizio giro. Ora passiamo nell'archetto successivo delle 5 catenelle e andiamo a fare un punto basso, una mezza maglia alta, 6 maglie alte, 1, 5 e 6. Ora andiamo a fare una mezza maglia alta, che carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, tiro su una nuova asola di filo e poi le chiudo subito tutte insieme e poi vado a fare il punto basso. Passo nell'archetto successivo e rifaccio la solita cosa. Un punto basso, una mezza maglia alta, 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora faccio la mezza maglia alta, sicché come prima carico il filo, estraggo un'altra asola e chiudo tutto insieme e ora un punto basso. E anche il secondo è pronto, questo andrà a rifinire il nostro sottopiatto, sarà il nostro bordo. E ora faccio uguale anche nel terzo che vado a fare. Come prima un punto basso, una mezza maglia alta, 6 maglie alte, mezza maglia alta e punto basso. E farò praticamente così per tutti gli archetti che ho e così andrò a rifinire il centrino, sicché prossimo archetto una maglia bassa, una mezza maglia alta, 6 maglie alte, 4, 5 e 6, una mezza maglia alta e il punto basso. E anche questo archetto è finito e farò così per tutti gli altri archetti. Sottopiatto finito, l'ho anche stirato, così si è aperta bene anche la lavorazione a rete. Ho dato anche un po' di appretto e questo è il lavoro finito. Guardate come stacca bene con il bianco dei piatti. E niente, ci vediamo tra un attimo con i saluti finali. Avete visto quanto è facilissimo realizzarlo? E ve l'ho detto, io l'ho pensato come sottopiatto. Se ne vedono tantissimi in questo periodo e devo dire la verità che a me l'idea di utilizzare dei sottopiatti che non siano ecco, quelli come si sono sempre visti, ecco, utilizzarli così realizzati da noi come idea a me piace.
tantissimo, però può essere anche un semplice centro, magari un po' diverso dal solito, da quelli che siamo abituati noi, come si suol dire, dai centri della nonna, però ho pensato anche che può essere un runner da mettere sul tavolo. Si vedono, chi ha Instagram forse li avrà visti, o su Pinterest ci sono quei runner fatti da più centri, magari messi anche sfalzati. Però sono sempre un po' tutti uguali. Invece io ho pensato che realizzando anche solo tre di questi si mettono sul tavolo come runner, e poi magari nel centrino centrale si può mettere una pianta, si può mettere un'alzatina con qualcosa dentro, può essere anche della semplice frutta. Ora si mangia anche la frutta secca. Può diventare anche bello nel periodo di Pasqua per chi fa l'albero di Pasqua, mettere questi tre centri che magari andiamo a unire in un pezzettino, andiamo a unirli, e nel centro, nel mezzo, mettiamo il nostro alberello di Pasqua. Basta un vaso con qualche rametto e qualche ovetto attaccato, appeso, scusate. Può essere anche un regalo, perché no? Chi ama avere dei centrini sui propri mobili, può essere un bel regalo anche in vista della Pasqua. L'ho pensato anche, per Pasqua si vedono quei cestini, magari che già dentro hanno degli ovetti di Pasqua, quelli piccolini, hanno i pulcini piccolini. Ecco, ho pensato che potesse essere una bella idea comprare uno di quei cesti, metterlo proprio dentro nel cesto, e poi metterci tutti gli ovetti di Pasqua, due pulcini, magari con il blu e il giallo starebbero benissimo, e questo blu è bellissimo. E insomma, di idee ce ne sono davvero tante. Potete realizzarlo grande da mettere sul comò, due più piccoli da mettere sui comodini in camera. Insomma, gli utilizzi sono davvero tanti, lo schema è semplicissimo, e spero di avervi dato tante idee in più. Ebbe per me una magia vedere cosa si può realizzare, come si può trasformare un semplice gomitolo, insomma, che così non sembra niente, invece poi può diventare qualcosa di bello. E niente, io concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere arrivati anche oggi alla fine del mio video, di aver guardato il mio video, e come sempre vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!